Skate park comunale, ovviamente. Ormai lasciato ad uno stato, secondo me, di abbandono estremo. Una recinzione fatta in un secondo momento, in un primo momento fu lasciato aperto accesso, ci furono fatti parecchi danni da parte di vandali a questa struttura. La cosa grave che io ho già accennato in passato e continuo a ripetere è che questo skate park è costato complessivamente quasi mezzo milione di euro. Mezzo milione di euro, voi lo vedete, c'è un campettino da calcio, uno da basket, un piccolo anfiteatro, un po' di cemento armato, cioè è molto, molto cemento armato. Sono opere che secondo me andavano fatte con meno soldi e strutturate in maniera migliore. Abbiamo sentito degli esperti, con la metà del prezzo si realizzava uno skatepark più funzionale, che poteva essere poi utilizzato dai ragazzi, dai giovani. Andiamo a vedere, io poi non essendo esperto del settore ho chiesto informazioni a chi ne sa più di me. Non voglio addossare responsabilità di vandalismo ad un'amministrazione, ma si possono addossare ad un'amministrazione le responsabilità di come è stato strutturato, di come è stato concepito, dei tempi in cui è stato aperto e come è stato lasciato. Perché lasciare abbandonata un'opera per tanti anni è normale che poi in una città come questa arrivino vandali e facciano danni. Lì si vede l'ingresso della scuola, il collegamento con la scuola. Skate park, mi spiegano gli esperti che la buca, la bolla, come la chiamano, è sbagliata, ha delle curvature diverse e soprattutto gli angoli sono sbagliati. Gli angoli intendiamo questi qui, che non permettono la funzione reale giusta di questo skate park, ovvero è uno skate park bello a vedersi, questa parte parlo, ma non sarà mai funzionale ad una logica di sport vero e reale. Anche qui va rivista questa situazione, la rivedremo con degli esperti se vinceremo noi le elezioni con il centro-sinistra, la rivedremo per renderlo più adeguato, più opportuno, più consono allo scopo che dovrebbe avere uno skate park, ovvero lo scopo dello sport. C'è il cartello che indica che ci sono delle telecamere all'interno, perché non c'è scritto nulla, chi riprende, cosa fa, quindi stiamo anche in violazione del codice proprio di questo articolo, in quanto dovrebbe essere specificata chi fa. Non ci sono orari, non c'è scritto l'orario di apertura e di chiusura dello skate park e non c'è nulla. Quindi l'abbandono e le immagini parlano da sole, cioè si nota tranquillamente il degrado, ma anche la poca pulizia e le opere ancora incompiute, cioè qui andava ripristinata questa parte con dell'erba, non lo so, andava curato.